Bene amici, oggi voglio parlarvi pochi minuti di un tema che mi sembra un po' dimenticato in questa campagna elettorale e che invece è molto importante. Si è parlato della riforma presidenziale, benissimo, ma quello di cui si parla troppo poco e che tante persone stanno aspettando da troppi anni è il tema delle autonomie. L'autonomia non vuol dire dividere il paese in 3-4 tra ricchi e poveri, come qualcuno fa credere cercando di mascherare responsabilità che non sono affatto dell'autonomia o dei maggiori poteri degli enti locali, sono al contrario frutto della scelta sbagliata di uno Stato che è sempre stato unitario e ha cercato di appiattire tutto verso il basso invece di garantire e favorire la possibilità dei territori di usare le proprie peculiarità, per il Sud certamente il turismo, ma oggi anche le energie rinnovabili legate al sole, per altre regioni del nord e del centro, evidentemente altre priorità, altre prospettive. Dare maggiore autonomia alle regioni, ma io credo anche alle città metropolitane, vuol dire attuare quel modello Genova, modello Liguria, ad esempio, che ci ha consentito di realizzare tante infrastrutture, una fra tutti il nuovo ponte del capoluogo Ligure in così poco tempo, vuol dire gestire i propri porti, vuol dire gestire le proprie strade, gestire le proprie infrastrutture, gestire i propri rifiuti, poter costruire termovalorizzatori per creare energia e rendere l'ambiente più pulito, vuol dire gestire le eccellenze della propria sanità al meglio, mentre qualcuno vorrebbe al contrario appiattire tutti su uno standard più basso, come se malcomune mezzo gaudio fosse la formula vincente. Ma c'è un tema di più e vale oggi la pena parlarne mentre i cittadini stanno per andare a votare per il prossimo Parlamento. C'è bisogno che gli elettori, i cittadini, possano giudicare la propria classe politica e lo devono fare da vicino, devono sapere di chi è la responsabilità, perché non hanno qualche attività o ce l'hanno, perché alcune cose vanno bene, alcune cose vanno male. Questa nebbia in cui le responsabilità nel nostro paese si camuffano, si mettono tutte insieme senza poter sapere se il tuo sindaco, il tuo presidente di regione oppure se il governo nazionale che fa mancare qualcosa a un territorio, è un grave danno in una politica che della confusione delle responsabilità spesso ha tratto giovamento cercando di fare un po' quelle vacche tutte grigie, come diceva Hegel, in cui per l'elettore è impossibile valutare la bravura, la capacità e l'impegno del singolo amministratore. Tante regioni hanno chiesto l'autonomia, che è prevista dalla nostra Costituzione, non è nulla di eversivo, è un processo stabilito dai padri costituenti che hanno previsto che alcune regioni potessero chiedere maggiori margini di autonomia perché hanno situazioni particolari. Penso alla Liguria sulle infrastrutture, sui porti, sul turismo, penso, ripeto, a molte altre situazioni che possono riguardare l'agricoltura, l'agroalimentare per altre regioni, la sanità per altre ancora. Non è vero che vuol dire creare cittadini di serie A e serie B. I cittadini di serie A e di serie B sono stati creati dal nostro paese proprio perché non c'è l'autonomia e tutti si sono dovuti adeguare a degli standard che erano molto diversi l'uno dall'altro, regioni che partivano a velocità diverse, situazioni diverse e anche classi politiche che hanno dato di più e dato di meno senza la possibilità per gli elettori di valutarne davvero l'efficacia e poterle premiare o punire con il proprio voto. Invece, siccome io credo profondamente che la responsabilità e la possibilità dell'elettore di valutare chi lo governa, decidere quali sono le sue competenze, quali sono le sue responsabilità e premiarlo o punirlo con il voto sia fondamentale in democrazia, credo che si debba intervenire rapidamente e questa è la prima riforma e la più importante per rendere effettivi il potere di voto dei cittadini, la capacità del nostro paese di essere più competitivo e evidentemente anche compiuta quella democrazia che consente ai cittadini elettori di scegliere da chi essere governati. E questa è la prima cosa che noi moderati, la lista che raggruppa tutti i moderati del centrodestra all'interno di una coalizione che andrà a governare il paese, chiederemo al Parlamento di approvare perché l'attendiamo da tanti, troppi anni.